Associazioni e cittadini aderenti al coordinamento Non nella nostra città tornano in piazza a Pescara per dire no alle scelte messe in campo dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Masci, sorda alla richiesta di partecipazione dei cittadini per la condivisione di scelte importanti per la città. L'abbattimento del patrimonio arboreo cittadino, la viabilità di Corso Marconi, la scelta di smantellare i parchi per far posto ad altri servizi e altre questioni sono al centro della manifestazione organizzata nella centralissima piazza Salotto. Simona Barba, dell'Associazione Italia Nostra, che aderisce al coordinamento Non nella nostra città, spiega al TG8 le ragioni della protesta. Perché le persone ce l'hanno chiesto che cosa sta succedendo, ci stanno chiedendo degli stravolgimenti di questa città, e quello che noi vogliamo iniziare è un primo appuntamento di un osservatorio delle associazioni. Le associazioni stanno studiando, stanno continuando a elaborare proposte e stanno dicendo che così non va bene. I cittadini devono sapere che questi progetti non sono opportuni per la città, si sta stravolgendo il bene comune. Dobbiamo dire che siamo consapevoli, Pescara è la città più importante d'Abruzzo, deve dire che è consapevole e che le associazioni cittadini stanno facendo cultura, sanno che così non va bene. Questi progetti stanno togliendo la storia della città, stanno togliendo del verde, non stanno analizzando i problemi, ma stanno andando velocissimamente incontro soltanto ai flussi finanziari, lo possiamo vedere tutti quanti. E quindi quello che si sta creando è un vero e proprio osservatorio delle associazioni che fanno cultura, che fanno consapevolezza, quella cultura e consapevolezza che noi vorremmo vedere nel palazzo di città, ma che non vediamo assolutamente, visto che le decisioni sono prese sempre su pochissime persone. I decisori politici non devono essere decisori nel senso che decidono loro, devono attuare il percorso partecipativo che per legge è dovuto alla città e ai cittadini. E ricordiamo che le città sono la prima frontiera di quello che sta accadendo. Se una città non è vivibile, se una città non è accogliente, se una città non ha i servizi, è una città ingiusta. Si sta creando diseguaglianza in questa città e come purtroppo in tante altre, ma noi siamo qui a dire che la città è consapevole.